E allora eccoci tornati dopo la rassegna stampa, come promesso, come vi avevo detto, parliamo di teatro perché andiamo a conoscere due protagonisti di uno spettacolo che ci sarà il 29 aprile al Teatro Traiano, si intitola Compagnia Amatoriale ed è proposta da una compagnia amatoriale, scusate il gioco di parole, che si chiama Ridi che ti ridi. E allora andiamo subito a conoscere Vittoria Iannacone, attrice e cantante, credo, più cantante forse che attrice. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. E Luigi Florio, attore invece in questo caso, buongiorno anche a lei Florio. Buongiorno. Allora, di che si tratta Florio? Perché insomma Compagnia Amatoriale lascia intendere che insomma sarà il racconto di una compagnia amatoriale che deve presentare uno spettacolo a teatro, immagino. Diciamo che ha un doppio significato, perché in realtà amatoriale è inteso come un po' come i filmini amatoriali, quindi è un po' diciamo, parliamo sulle luci rosse, perché in realtà questa commedia è ambientata in una casa di tolleranza. Naturalmente è in stile molto comico, come facciamo di solito con la nostra compagnia Ridi che ti ridi. E vedendo intanto la locandina dello spettacolo. Infatti siamo parecchi quest'anno, siamo 12-13 persone, più lo staff che ci aiuta dietro e siamo quasi tutti, c'è qualche new entry rispetto all'anno scorso, perché noi ogni anno, Teatro Traiano, facciamo questi spettacoli per beneficenza. Quest'anno li diamo in beneficenza alla Civitabella Onlus di Civitavecchia. Dicevo, la compagnia amatoriale, così il titolo, è una commedia di Italo Conti, un autore di Terni, che peraltro quella sera stesso, voglio dire questo aneddoto, verrà a vederci, perché è proprio il suo compleanno, quindi proprio il 29 aprile. Quindi ho detto, fate questo regalo. Mi faccio il regalo e verrò anche a vedervi, perché abbiamo utilizzato già un suo copione 2 anni fa, che si intitolava Scampamorte, e venne a vederci. Quindi gli abbiamo fatto buona impressione, altrimenti non sarebbe ritornato. Sì. Quest'anno abbiamo, oltre che queste bellissime ragazze che vediamo nella locandina, abbiamo un'altra bellissima ragazza che ci supporta a livello canoro, perché in realtà lei è anche un'autrice, oltre che cantante. La sua canzone la utilizzeremo per fare un balletto di burlesque in quello spettacolo. E appena ho ascoltato la canzone Ansia di Vittoria Iannacone mi sono subito innamorato proprio dello stile di questa canzone e abbiamo iniziato una collaborazione teatrale. Esatto. Quindi Vittoria Iannacone sarà soltanto nelle vesti di cantante in questa... Assolutamente sì. Ah, ho capito. Proporrai questa canzone di cui parlavo. Proporrò questa canzone, che è una canzone che ho scritto io in collaborazione di un altro autore, che è Alberto Capasso. È una canzone a cui tengo molto, perché diciamo anche io ho avuto un periodo particolare della mia vita, diciamo proprio in un momento di forte ansia, e ho buttato giù questo testo che in qualche modo è molto particolare, perché rispecchia quello che è il problema dell'ansia, ma in un modo un po' più, diciamo, scherzoso della situazione. Quindi credo che sia un ottimo brano, spero, per questo bellissimo spettacolo, e sono felicissima, orgogliosa di collaborare con questa compagnia teatrale. Ma quindi si presta a questo balletto di burlesque anche questa canzone, come diceva? Sì, perché si presta? Si presta perché in qualche modo l'ansia, no, raccontata in un modo molto bizzarro, può comunque riflettere quello che è lo spettacolo e anche il ballo che è stato organizzato insomma da questa compagnia, quindi si presta, credo, molto bene. Ma quindi questa è una novità rispetto Sì, c'è una novità, volevo dire, detto balletto, in realtà il balletto è una coreografia della Planet Dance di Civitavecchia, che collabora con noi di Francesca Feuli, quindi lo voglio dire, a te mi sembra che faccio quello il coreografo. Io tutto so fare, tra virgolette, tutto, no? ballare proprio non mi fate ballare, proprio sono impedito. Però una cosa vorrei dire di Vittoria, perché noi siamo una compagnia amatoriale, come hai detto tu, perché in realtà ognuno di noi fa il proprio lavoro, la propria vita, ci riuniamo per fare questo spettacolo, siamo tutti dilettanti, non siamo professionisti, ci mettiamo il cuore, ma siamo dilettanti. Ma voi non lo sapete, ma sono venuto a vederlo qualche posto. Davvero? Spettacolo. Sì, sì. Allora, già che mi hai fatto entrare in studio, già è positivo. Già è positivo. La professionista è lei, perché io quando ho letto il suo curriculum e
Lei non è altro che una ragazza che ho letto e visto su YouTube, ci siamo contattati, ho visto questa bella... Ma ho visto il suo curriculum, in realtà è una cosa spettacolare, anzi, digli cosa, diciamo, deve fare una tournée importante. Sì, no, diciamo, beh, certo, allora dici. Diciamo che stiamo io sono, vado molto con i piedi di piombo, perché la musica in generale è qualcosa che io amo molto, però è molto complicato, no? Difficile fare quello che si ama fare. In questo momento della mia vita sono una fase molto particolare, perché è uscito il mio primo singolo il 18 di ottobre e poi subito dopo il secondo singolo, che è appunto Ansia. E, primo si intitola È colpa tua, quindi è stato il primo singolo ufficiale. Poi è uscito Ansia e in questo momento siamo in promozione con il disco che uscirà a breve, che contiene 20 tracce, e aprirò, tra l'altro, sono felicissima di questa cosa, quindi lo dico con orgoglio, aprirò i concerti del tour di Paolo Vallesi quest'anno, quindi sarò in tournée con lui e avremo questa bellissima collaborazione, che per me è un onore, perché insomma amo quello che faccio e poter collaborare con un artista, con un big, insomma, è una grande cosa in questo momento, quindi sono felicissima di questo. Allora ti aspettiamo nei nostri studi quando poi ci sarà assolutamente questa, sì. Così la magari invitiamo anche Paolo con piacere, magari, sì. Molto volentieri. Oh, tornando invece allo spettacolo, dicevi è uno spettacolo comunque, non va dimenticato, per beneficenza. Sì, assolutamente per beneficenza, e detto il ricavato andrà alla Civitabella Onlus, e quest'anno vorrebbero rifare dei bagni nella loro struttura. Noi già tre anni fa abbiamo fatto il bagno per diversamente abili nella struttura di Via Piccinato. Quest'anno invece vorrebbero mettere a posto i bagni per quanto riguarda la struttura di Via Fusco, che è dove appunto adesso è la loro sede. E ogni anno cerchiamo sempre di fare qualcosa di utile. L'anno scorso per esempio abbiamo donato, oltre un assegno, abbiamo anche donato un impianto audio completo, quindi casse, mixer, eccetera, perché loro poi nelle piazze fanno anche animazione per bambini, e quindi sì, così non devono spendere i soldi per affittare questo materiale, in realtà adesso lo hanno di proprietà, diciamo. E siamo molto fieri, perché è una realtà importante qui a Civitavecchia, e quello che facciamo noi siamo convinti che sarà una cosa buona, insomma, da fare. Per chi volesse acquistare già i biglietti, lo può fare dove? Come? Allora, guardi, i biglietti noi abbiamo già messo nei vari social, quindi Facebook, eccetera, la possibilità di contattarci tramite appunto questo social per prenotare i biglietti. I biglietti sono a offerta libera, diciamo, perché non ha un prezzo, quindi a buon cuore, sì. Beneficenza, chi può mettere 5 euro, chi può mettere 10, non lo so, comunque è una cosa a scelta, così, sperando in un bel incasso, così più incassiamo, perché anche poi le spese sono tantissime, siamo al Traiano, non siamo, diciamo, in un teatro piccolo, ma il teatro Traiano ha dei costi, come è giusto che sia, perché è il teatro principale della città, però abbiamo sempre, come dire, superato questo ostacolo e siamo riusciti a fare anche una bella beneficenza ogni anno, quindi siamo fiduciosi anche quest'anno. Lo vediamo un pezzettino dello spettacolo, vediamo un trailer. Guarda, il trailer in realtà è il sulla canzone di Ansia, così possiamo sentire sia la canzone sua che la presentazione di tutto lo spettacolo. Perfetto. Okay. Se la regia è pronta, ce lo manda in onda. Ossessione, sono così, è il mio carattere, pensa qui e pensa lì, tante cose per la testa che ti sembra di scoppiare, non capisco cosa fare e decido di cantare, sembra quasi di sognare, tutto intorno non esiste, voglio solo un po' sfogare le mie ansie, le mie paure, che rottura è? Ansia, mi distruggo d'ansia, non capisco perché viene, ma ti prende e ti strapazza, quasi
quasi quasi ti collassa. Ansia ti prende e non ti lascia, non la sai più controllare e ti sembra di impazzire. Mamma mia, fammi reagire, fammi reagire. Ossessione, 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 ossessione. Oggi sto meglio, sono felice, non ci penso. Dopo ci ricasco e mi manca quasi il fiato. Non capisco a cosa penso, sembra di essere in un tunnel dove luce non ci passa, dove luce non ci passa. E di tutto ti puoi privare, ma la vita va vissuta senza ansie, inutili fobie. Guardo avanti, mi concentro, la combatto con tormento. Ansia, mi distruggo d'ansia, non capisco perché viene, ma ti prende, ti strapazza, quasi quasi ti collassa. Ansia, ti prende, non ti lascia. Adesso capisco perché si presta, non l'avevo ancora sentita questa canzone, un bel funky molto, molto brillante, davvero carina, molto molto carina, complimenti. Ma ti vedremo sul palcoscenico però, o sentiremo solo la voce? Sono presente perché sono in giro, insomma, però spero che, insomma, non mancherà occasione che faremo anche una replica. Una replica e ci sarò volentieri. Benissimo. Non so se voleva aggiungere altro Florio, ma se no diciamo che abbiamo detto più o meno tutto, no? Sì, se ci vuoi fare qualche domanda, io mi sono preparato, ho studiato, dimmi che... Ma no, promosso, va bene così. Allora, grazie davvero a Vittoria Iannacone e Luigi Florio per essere stati con noi questa mattina. Ci vediamo allora il 29, giusto? Al 29 aprile. Teatro Traiano per Compagnia Amatoriale della compagnia Ridi che ti ridi. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a voi.